musica delle Fromage, l'ultima gara del padre del mondo 2021. Allora, pronti? 3, 2, 1. Thank you.
quadri, facciamo un applauso in contumacia ai quadri, va bene, così torneranno gloriosi come sanno essere solo loro. In quarta posizione con 7 punti, non hanno giocato l'occasione di provare a vincere, il Rione Fiori, un applauso ai Fiori. Stasera hanno dato dimostrazione di grandissima capacità e valenza, sono arrivati a vincere dove nessuno si aspettava potessero aspirare a vincere, hanno provato di tutto e se ci fosse stato qualche altra squadra in campo magari il Paglio avrebbe potuto cambiare polarità. Stupenda prestazione, terza posizione, 10 punti nel Paglio, Rione Jolly, grandiosi, spettacolari, bravissimi, una dimostrazione di capacità e di velocità impressionante. Ci hanno provato, stiamo migliorando, adesso uso anche l'articolo giusto, stiamo, ci si sta provando, perché sotto sotto non riesco a smettere di essere picche. 11 punti, nonostante tutto, bravi. Secondi le picche. E come avevamo detto, era uno spareggio, non vincono stasera. Con il terzo secondo posto consecutivo vincono il Paglio del Rione in cuore. Siamo qui oggi a Rivara in conclusione della manifestazione del Paglio dei Rioni e con la castagnata organizzata dalla Proloco in collaborazione con il Comune di Rivara. Che cosa si sente di dire a conclusione di questa manifestazione? Io faccio un complimento ai ragazzi che hanno organizzato, sia la Proloco che stamattina con la vendita a sporto delle tufeie e della polenta con spezzatino hanno fatto un successo inaspettato. Tutta roba buonissima, ne sono anche testimone perché ho partecipato anch'io. Oggi pomeriggio un complimento al gruppo delle streghe, le signore che hanno organizzato per i bambini tanti bei giochi antichi dove i bambini si sono divertiti. E adesso vediamo questo conto del Paglio, questa conclusione che doveva essere fatta già al giorno della fiera per problemi non siamo riusciti a farlo e concludiamo stasera. È un modo per, come prologo per il prossimo anno, speriamo che 2022 possiamo fare il Games qui a Rivara, che essendo state vincitore nel 2019 saranno i Games qui a Rivara di tutti quei paesi qui attorno, che Rivara vuole essere e sta diventando un punto di riferimento per molti paesi qui vicino. Quindi sono contentissimo di tutto quello che sta succedendo. Quindi Rivara a breve ci saranno altri eventi che l'amministrazione comunale insieme alle associazioni vorrà porre in essere? Ma deve essere una sinergia, perché non possiamo fare, l'amministrazione comunale non può fare niente da sola, come le associazioni non possono fare niente da sole se non si collabora insieme. Noi dobbiamo, il nostro motto è la collaborazione. Sicuramente il prossimo anno a giugno dovrebbe esserci sia i Games di tutti i paesi e sia quello che non siamo riusciti a fare nel 2020, che praticamente abbiamo avuto il problema del Covid, e rifaremo il Festival del Gelato Italiano la prima settimana di giugno, quindi 4 giorni col Festival del Gelato Artigianale Italiano, dove avremo gelatieri da tutta Italia, quindi Rivara si sta preparando anche per quello e forse c'è anche una sorpresa che se va in porto a breve vi comunicherò.